volevo tornare un secondo sul fatto che non funziona più questa idea di individuo. Come ha accennato lei, sul fronte della biologia, che ci sono dei casi esemplari in cui non funziona. Ma che cos'è un organismo? È un individuo. La barriera corallina. Che cos'è? Un individuo, un organismo? E Certo. ha una vita? Ecco, allora, teniamo presente che non è che tutti i biologi oggi dicono via, buttiamo via l'individuo. Ce ne sono parecchi che dicono no, lo manteniamo. Però è indubbio che nella biologia oggi, da un po' di tempo, da questa parte, appunto, ci troviamo in una situazione, in un contesto epistemologico, diciamo così, nel quale il concetto di individuo ha subito una smentita notevole. Il concetto di condividuo ci sono arrivato per conto mio, a seguito dell'antropologia della persona, no? Riflettendo sulle ricerche di antropologia della persona. Perché i miei colleghi antropologi, quello che hanno fatto concettualmente e terminologicamente è stato quello di togliere in e lasciare individuo, quindi la concezione individuale della persona. Allora, la concezione individuale della persona è stata proposta in contesto melanesiano, Marilyn Stratton, eccetera, no, ho avuto anni 80, eccetera. Però era già stato proposta da McKim Marriott in contesto indiano, India del Sud, eccetera. Quindi concezione individuale della persona. A me quel individuale, sì, certo, però riflettendoci dici, ma mi sono detto, ma condividuo funziona meglio, secondo me, perché ti dà l'idea del mettere insieme, del comporre. Ad un convegno a Roma, dopo la mia relazione, così si fa viva una collega e lei insegna, o insegnava adesso in pensione, filosofia della biologia ed è Elena Gagliasso. E siamo messi a parlare, così lei mi chiede che cosa stavo facendo, eccetera, eccetera, e io le parlo del concetto di condividuo. Lei mi guarda e dice, ma io questo concetto l'ho già tirato, ah, dico che bello, sono felice, in un contesto di biologia. Lei nel 2009 propone esplicitamente questa sostituzione in campo biologico. Quindi non più individuo, che non funziona più, ma condividuo. Perché tutto questo? No, la cosa importante. Qui la cosa, diciamo così, che se capisco bene, inizia specialmente con Lynn Margulis, che era una microbiologa, siamo negli anni 60, che cosa scopre al microscopio, eccetera. Scopre che i fenomeni di simbiosi non sono soltanto fenomeni esterni, cioè simbiosi tra un organismo di una specie e un organismo di un'altra specie. No, i rapporti simbiotici dalla fine dell'Ottocento o dall'Ottocento in avanti, eccetera, erano rapporti di convivenza, diciamo così, tra due organismi appartenenti a due specie diverse. E il rapporto è esterno tra gli organismi. Lì Margulis comincia a rendersi conto che nelle cavità dell'organismo ci sono tanti esseri viventi, il concetto di microbiota. Noi abbiamo nel nostro intestino qualcosa come, adesso non ricordo più se un chilo e Un chilo e mezzo, mezzo, 2 chili, un chilo e tre mezzo di chili, batteri. ecco, batteri. Che Sì. per fortuna ci sono, perché sono quelli che consentono il metabolismo. Quindi, con convivenza. Lynn Margulis si spinge ulteriormente avanti, e cosa viene fuori? Viene fuori dai suoi studi che persino nelle cellule, cioè la simbiosi è addirittura intracellulare, endocellulare. Le cellule non sono cellule, basta, no, sino nelle cellule. Noi abbiamo appunto queste forme microbiologiche,
microsimbiotiche. A proposito di come si comporta la scienza, sapete che per 16 anni la Lynn Margulis, che voleva rendere presente, far dire al mondo scientifico queste sue scoperte in America, per 16 anni le maggiori riviste scientifiche di biologia hanno detto no, non le hanno pubblicate queste cose. E perché? Perché tutta questa roba qui, giustamente i biologi capivano che questo andava contro il paradigma darwiniano. Il paradigma darwiniano è molto individualistico, o perlomeno se tu lo leggi in un certo qual modo, sì. Le variazioni individuali, eccetera, eccetera. E voi capite che con questo concetto della endosimbiosi l'evoluzione non che venisse negata, l'evoluzione biologica, ma veniva intesa in modo molto, molto, molto diverso. Cioè, noi coevolviamo. L'evoluzione è una cosa, come dire, fatta di intrecci tra specie diverse. Qui il mondo cambia, ma cambia di parecchio. E allora noi capiamo come questi biologi no, hanno cercato di resistere, perché crollava tutto un mondo. Per cui voi capite che il concetto di individuo comincia a entrare in crisi. E allora lì ci sono state delle proposte, no, anche terminologiche, per esempio olobionte, è forse il termine più diffuso. Olon, un tutto insieme, bionte, no? Nel senso di bio. Sì. Allora qui vi sono piani di discorso diversi. La biologia, diciamo così, mette in crisi, questo tipo di biologia a cui avevo fatto riferimento, mette in crisi questo concetto di individuo e l'organismo si presenta appunto come un condividuo, no? Ok? L'altro discorso è questo qua, e qui il condividuo funziona ancora, e cioè la relazionalità, no? E qui vengono fuori più gli antropologi culturali. Gli antropologi che sono andati a studiare il concetto di persone in altre società e appunto si sono resi conto del concetto relazionale della persona. Direi tra i primi, o perlomeno quello che ha avuto forse maggior impatto, è stato quel libro di Maurice Lenard titolato Docamo è l'espressione che i Kanak della Nuova Caledonia usano per indicare la persona. E Maurice Lenard, che era un missionario protestante e ha fatto anche etnologo, un grande etnologo, lui cosa mette in luce? Mette in luce che i Kanak appunto non hanno il concetto di individuo, e fa vedere il famoso schema, no? Immaginatevi dei raggi che partono da un centro, ma il centro è vuoto. E il centro è vuoto, non c'è un nucleo. La persona è fatta delle sue relazioni. Allora, qui è chiaro che qui il condividuo, stiamo parlando di condividuo in un senso un po' diverso, perché finora abbiamo parlato del condividuo come organismo. L'organismo al suo interno è condividuale, ci sono molteplicità, ci sono convivenze interne, simbiosi interne, eccetera. Che è già un cambiamento di visione enorme rispetto, per esempio, alla psicologia o alla psicoterapia, come la pensiamo, e all'idea di umano che si individua in qualche modo diventando l'espressione della sua sostanza e del suo progetto, esatto, iniziale. Già la condividualità scompagina a manetta questa storia. Esatto. Ecco, in antropologia, non solo, ma diciamo, a cominciare da questo testo di Maurice Lenard, che è un testo del 1947, comincia ad affiorare in maniera consistente
questa cosa qua, cioè l'idea che la persona viene concepita in maniera relazionale. Qui non sono le relazioni interne, sono le relazioni esterne che vanno a comporre la persona. Immaginatevi questi raggi che si dipartono da un centro, ma il centro è vuoto, non c'è un nucleo. Maurice Lenard lo dice chiaramente, il centro è vuoto per i Kanak. Cioè la persona è fatta delle sue relazioni.